Si rinnova anche per questa settimana l'appuntamento con Cronache che commenti il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale in apertura ai titoli degli argomenti che andremo ad approfondire. RSA risoluzione per garantire la continuità del servizio. Servizio idrico integrato. Interrogazione del portavoce dell'opposizione. Quanto conta la cultura per i toscani? L'esito del sondaggio SVG. Osterie d'Italia 2023, la toscana protagonista del sussidiario di Slow Food. Approvata dall'Aula di Palazzo del Pegaso con voto unanime la proposta di risoluzione della Commissione Sanità per garantire la continuità del servizio RSA, impegnando le quote sanitarie erogate dalla Regione che risulteranno non spese al 31 dicembre prossimo, quote sanitarie che in totale ammontano a 206 milioni l'anno. L'atto impegna la Giunta a ripensare il modello organizzativo delle RSA anche all'interno di un contesto più generale di residenzialità assistita con formule moderne di vita in comunità. È uscita una, un elemento chiaro e cioè che il, una pluralità di fattori, l'aumento dei prezzi, l'aumento dei costi di energia, l'aumento dei costi legati alla gestione Covid, hanno generato una situazione di forte sofferenza. Per l'RSA, che ha bisogno, come sta facendo l'assessorato, di una serie di analisi anche di cambi nell'organizzazione, nella normativa, ma c'è bisogno anche di un aiuto economico perché oggettivamente, se no, tante RSA non riescono più a sostenere la gestione del servizio. Sono un elemento essenziale dei servizi per la non autosufficienza, di integrazione con i servizi poi sanitari e quindi per noi, diciamo. Eh, chiediamo alla Giunta di prevedere un, uh, un contributo per aiutare e garantire la sostenibilità del sistema dell'RSA in Toscana. Il dove vengono prese le risorse diciamo, attiene più a una, un elemento di gestione, indichiamo questo elemento perché c'è stato indicato anche nell'audizione a parte dell'assessore. Dopodiché sarà oggetto di una scelta della giunta, l'importante è che arrivi un aiuto concreto velocemente. L'esecutivo toscano è chiamato ad attivarsi presso il governo nazionale per il sostegno al sistema delle RSA, analogamente a quanto fatto per le imprese energivore. Il documento che è uscito dalla terza commissione è un documento ben fatto. È un documento che chiede giustamente, è il nuovo esercizio stilistico del Partito Democratico, su qualunque punto chiedere soldi al Governo, quindi chiede giustamente un impegno del Governo per prevedere un aiuto anche per sostentare i costi energetici dell'RSA. Il Governo ha previsto, di questo se ne sono dimenticati, non l'hanno scritto nel documento, gli chiederemo di inserirlo noi, che il Governo ha destinato 21 miliardi su 30 della manovra ai costi energetici. Non ha inserito l'RSA nella lista dei soggetti che ne possono beneficiare, quindi è giusto chiedere che vengano inseriti, come è giusto però chiedere anche che la Regione Toscana vedere la quota sanitaria. Perché è troppo facile non far niente per 15 anni, aspettare che l'RSA giustamente, sottolineo giustamente, ti vengano sotto il palazzo della Regione a dirti che se continuiamo così sono destinati a morire, quando invece un anno fa, un anno e mezzo fa, eravamo tutti sperticati in grandi elogi, ringraziamenti alla grande rete dell'RSA Toscana che hanno fronteggiato in prima linea la battaglia per il Covid, poi quando chiedono aiuto dire ok chiederemo soldi al governo. No. La Giunta aveva predisposto più di 200 milioni per l'RSA. Le, le, alla fine di, di, dell'anno ci sarà un disavanzo, nel senso un positivo, di 27 milioni, 20, 30 milioni all'incirca. E questo è ciò che le residenze per anziani richiedono per sopperire a tutte quelle mancanze che hanno dovuto eh, purtroppo soffrire in questi, in questi anni. E da questo siamo ripartiti. Mi fa piacere che la Commissione abbia recepito i miei messaggi che ormai durano da più di 12 mesi per quello che riguardava proprio le difficoltà delle residenze per anziani, che hanno fatto da punto Covid, hanno fatto da, da, da centro di accoglienza proprio per gli anziani che avrebbero se no intasato il pronto soccorso nel periodo Covid e comunque la necessità proprio di rivedere le quote sanitarie o addirittura rivedere quello percepire quello che era stato un documento del 2010 in riferimento all'Istat. Questo è alle basi di tutto. Dopodiché, certo, si cercherà e ci auguriamo che il Governo possa dare e stanziare più fondi proprio perché questa è comunque una nazione che invecchia sempre di più, ha sempre più persone anziane che hanno la necessità di essere, di essere curate e di avere delle residenze adatte proprio a quelle che sono le esigenze più gravi, meno gravi, ma anche le persone che si rimangono poi dopo da sole. Per la capogruppo del Movimento 5 Stelle la Regione deve occuparsi non solo delle questioni di carattere economico ma anche di quelle organizzative. Parlare oggi di denaro che può avanzare alla regione è sicuramente eh, rischioso perché in realtà il problema, i problemi che si trascinano alla sanità e gli affari sociali sono molti e la coperta è corta. Certamente le RSA rappresentano una porzione fragile della nostra società che aveva bisogno già da tempo di essere aiutata, già al momento in cui la pandemia ha colpito molto duramente. E sono state molte le proteste che sono arrivate anche dai gestori e dalle famiglie che non potevano più permettersi di mantenere i propri cari all'interno delle RSA anche quando non avevano nessun'altra scelta. Quindi la Regione deve intervenire, deve intervenire organizzativamente innanzitutto, perché ricordiamo che c'è anche una carenza di personale che in gran parte, in buona parte, è transitato dalle RSA con i concorsi alla sanità eh, delle ASL. E quindi eh, le RSA si sono trovate di fronte anche a questo problema. Insomma la Regione deve mettere mano sicuramente a delle soluzioni che non sono solo sono di carattere economico ma anche di carattere organizzativo. Sicuramente un'iniezione di denaro per cercare di arrivare a coprire le quote è fondamentale, anche un cercare di garantire maggiori risorse a tutte le RSA come dal punto di vista del personale è fondamentale e un'attenzione, un monitoraggio a quelle che sono le situazioni che vengono poi, si definiscono man mano nei singoli istituti. Serve rispetto di un ruolo straordinario che fanno le RSA nei territori. Noi siamo stati, come Tel Avivi, Italia Viva, i primi a depositare un atto a sostegno delle RSA, i primi ad ascoltarli, a ricevere le loro istanze. Bene che la Commissione abbia raccolto anche le nostre istanze. Chiediamo di fare di più. Per questo sono arrivati degli emendamenti che sosteniamo. Ma chiediamo di fare di più anche in termini economici. Una risoluzione di buonsenso che noi sosteniamo in Consiglio regionale deve essere accompagnata da delle risorse importanti. Non compete a me dire quanto, 20, 30 o 40 milioni. Sarebbe semplice oggi dire quanto, è evidente che la pross il prossimo bilancio non può non tener conto di questa, che è una richiesta oggettiva rispetto a una rivalutazione, ma non solo, di costi crescenti che le strutture hanno e di una rivalutazione delle rette che deve essere ovviamente sostenuta dal sistema pubblico. Il sistema è fragile e, siccome all'interno dell'RSA si dà risposta ai fragili, chi è solido e la Regione Toscana deve dimostrare di essere solido, deve essere messo nelle condizioni di aiutare chi è più debole e chi soprattutto come il terzo settore, il mondo del volontariato, le ASP pubbliche, ma anche quelle private ovviamente che svolgono questo lavoro e questo servizio che io definisco svolgono un lavoro straordinario, l'abbiamo visto nell'esperienza covid, se non ci fosse stato il filtro dell'RSA oggi avremmo avuto altri dati anche rispetto ai morti dell'emergenza Covid. Quali sono le strategie politiche regionali finalizzate a garantire gli interventi necessari a superare le strutturali criticità? Questo è il quesito relativo al servizio idrico integrato che il portavoce dell'opposizione Marco Landi ha rivolto attraverso un'interrogazione all'assessore all'ambiente Monia Monni a seguito della relazione annuale del direttore Ait. I cittadini toscani pagano le tariffe dell'acqua più alte d'Italia perché gli investimenti che erano stati prospettati evidentemente non hanno conseguito i risultati eh che si erano prefissati eh da parte della giunta eh regionale, abbiamo le perdite che si aggirano eh intorno al 40% e quindi siamo eh seriamente preoccupati di una situazione che non ci rassicura neanche dal punto di vista della qualità dell'acqua. Eh, abbiamo carenze sulla eh, depurazione e questo è un altro tasto dolente. Eh, il punto e il quadro di tutto questo è che eh, in Toscana si paga eh, l'acqua più cara d'Italia sta puntando agli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per rimettere mano a questa situazione. C'è anche una problematica sui costi operativi che sono molto spostati sugli organici burocratici e amministrativi e poco su quelli operativi che devono intervenire e lavorare sulle condotte. L'assessore regionale all'ambiente Monia Monia ha risposto in aula all'interrogazione. Con l'arrivo dei primi finanziamenti del PNRR, ha dichiarato Monni, si innesta una serie nutrita di progetti nell'attività dei gestori toscani, fognatura, depurazione, acquedotto e trattamento dei fanghi di depurazione. Per quanto riguarda le tariffe, ha spiegato l'assessore all'ambiente, quelle toscane scontano costi elevati sia per peculiarità territoriali che per i forti livelli di investimento. Occorre considerare che i livelli di investimento in Toscana sono molto più alti e stratificati nel tempo rispetto al resto del paese, ha concluso Monni. Quanto conta la cultura per i toscani? La risposta è contenuta nel sondaggio SVG commissionato dal gruppo consigliare del Partito Democratico che ha voluto verificare le posizioni dei cittadini attraverso una ricerca che analizza gli elementi che compongono l'immagine e la sostanza della cultura. L'obiettivo è quello di contribuire ad arricchire il percorso degli stati generali della cultura Fai contare la cultura toscana creativa 2030, promosso dalla Giunta e dal Consiglio regionale. Da questo sondaggio viene fuori uno spaccato molto incoraggiante. La cultura è considerata un elemento importante. Per la qualità della vita, non soltanto quindi un accrescimento eh, di carattere personale, ma anche legata alla promozione turistica, eh, anche legata alla possibilità di fare impresa, quindi un valore anche economico. La cultura in Toscana non è soltanto un lascito enorme e bellissimo del passato, ma anche un fattore che è considerato dai cittadini come un fattore importante per la loro qualità della vita, per la loro economia e per i loro rapporti sociali. Ma credo che il Consiglio sicuramente non manca di affrontare i temi di carattere culturale, certo quando li affrontiamo eh, siamo supportati e confortati dal sapere che eh, i nostri cittadini in Toscana hanno questa percezione della cultura e hanno questo attaccamento alla cultura. La Toscana protagonista tra le mete più interessanti dell'enogastronomia d'Italia. A Sancirlo il sussidiario Osterie d'Italia 2023, che nella 33 edizione ha assegnato sei nuove chiocciole a realtà della regione, che secondo Slow Food si contraddistinguono come tratto distintivo di convivialità e scoperta del territorio. Io sono contento, davvero felice di poter ospitare questa presentazione qui a Firenze, il Consiglio regionale. Ci sta un po' tutta l'idea di Toscana, la Toscana del Sano, la Toscana della cura dell'ambiente, dei prodotti enogastronomici locali. Ci sta il sudore e la fatica di tante donne e di tanti uomini che portano in alto il nome della nostra eh, regione. È bello sapere che oggi qui ci sono anche cinque delle sei nuove chiocciole della Osterie Slow Food 2023 è un connubio forte, è un connubio che tiene insieme il buon cibo, l'arte, la cultura e soprattutto la persona, perché ogni volta che si va in un'osteria toscana ci si sente come a casa. La guida Osteria è una guida in continua evoluzione eh, Quest'anno abbiamo prima di tutto rimpinguato il nostro gruppo di collaboratori, siamo 22 collaboratori. Eh, per quanto riguarda invece le osterie abbiamo introdotto anche dei nuovi premi. C'è un premio al bere bene che consiste in tutte quelle osterie che si impegnano non solo nell'avere una buona carta dei vini, ma anche nell'offrire della birra artigianale, dei distillati, eh, tutte quelle diciamo, bevande selezionate con cura. Eh, abbiamo in eh, Toscana, il, come diceva Gianmarco, il maggior numero di chiocciole in tut tutta Italia e quest'anno, presenti oggi alla presentazione ufficiale, sei nuove chiocciole che hanno appunto rimpinguato il, il numero delle chiocciole toscane, che sono 27. Quindi non intendiamo l'osteria con la tovaglia bianca e rossa o con il fiasco ancora impagliato, ma è un'osteria moderna, un'osteria dove l'accoglienza è al primo posto, poi il buon cibo che deve essere buono, pulito e giusto. Ed è a livello nazionale. C'è molta Toscana, è la regione più rappresentata in Italia e quindi abbiamo un numero di circa 140 osterie. E una trentina di queste osterie sono chiocciolate. La chiocciola per noi è il simbolo di prestigio dell'associazione, cioè sono quelle osterie che hanno insieme tutti i loro requisiti che noi come Slow Food cerchiamo. Questa era la nostra ultima intervista, Cronaca e Commenti, vi ricordo, torna come sempre, la prossima settimana.